Buongiorno, buonasera, buonanotte, benvenuti al nostro canale. Io sono Ali. E io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel. Come avete già letto al titolo, finalmente vi facciamo vedere cosa c'è all'interno dei nostri due fantastici iPad. Dato che Lauri ha completamente cambiato iPad, aveva il suo iPad scolastico da 5 lunghissimi anni e diciamo che ha un po' tirato le cuoie, quindi per l'università, perché per chi non lo sapesse ho iniziato l'università a settembre, ne ho preso uno totalmente nuovo. L'iPad è uno strumento che secondo noi è fondamentale per la scuola. Io frequento, Lauri ha frequentato un indirizzo di liceo classico web, quindi abituarsi a prendere appunti ed utilizzare l'iPad, che ovviamente non è che deve sostituire il foglio, però per certe materie è la salvezza dell'umanità. Esatto, anche perché diciamo che qua è tutto illimitato a parte la batteria e lo spazio, perché il mio iPad è un iPad di sesta generazione da 32 GB, mentre invece il mio è un iPad Air 4 del 2020 da ben 256 GB. Non potete capire quanto io stia invidiando Laura in questo momento, perché io ho perennemente lo spazio occupato. Qual è l'iPad migliore da dover acquistare se devo iniziare a fare un percorso scolastico? Allora, secondo me Lely, un iPad di generazione è veramente ottimo, un'ottima qualità prezzo, perché quelli di generazione sono quelli più indicati per la scuola. Ovviamente poi dipende dalla vostra necessità. Quello più recente è quello di nona generazione, il mio è di sesta, ma va bene così. Ovviamente io e Lauri abbiamo le cover che trovate sul nostro sito www.lauritane.it. Io ho la cover rosa con il portapenna, che in realtà non c'è sul nostro sito, perché per il mio sesto, diciamo, dato che era un po' più vecchiotto, ne abbiamo presa solamente una, però sul sito ne trovate di settima, ottava e nona. E anche ovviamente la cover per l'iPad Air 4 2020, questa appunto ovviamente è azzurra con anch'essa il portapennino al suo interno. Portapenna con la nostra fantastica P6. Può andare bene per gli iPad di generazione, ma c'è appunto una super novità, perché amazing, perché fino adesso noi vi abbiamo detto che per tutte le altre cose al di fuori di generazione servisse appunto la P3 Pro, che essa è universale, però non ti fa appoggiare il polso. È arrivata sul nostro sito la fantastica P6 Pro. E ragazzi, va bene anche per gli iPad Air. Questa finalmente 4. Va bene per gli iPad Air 4, ovviamente. Puoi appoggiare il polso e funziona proprio come un Apple Pencil. Sono veramente troppo felice. La P6 Pro, che potrà essere utilizzata sia sugli iPad di generazione, ma anche sull'iPad Air 4. E mi raccomando, sto anche indossando un nuovo acquistino, sia lo smartwatch 2.0 del nostro sito, che presenta anche qui un sacco di novità. È tipo lo smartwatch Pro. Esatto, un po' come la pennina. Amazing, direi di lasciarvi subito con il video. E anch'io. Iniziamo dall'iPad dell'Auri. Appunto, questo qua in tutta la sua magnificenza, e ovviamente di color azzurro come il nostro canale, il nostro sito, come tutto. Mi pare corretto. Esatto, e la cover ovviamente è abbinata, anche questa potete trovare sul nostro sito, all'interno della P6 Pro. Ovviamente l'iPad dell'Auri è quello senza bordi, cioè praticamente non ha più il tastino, ma il touch ID si trova sul bordo. Esatto, è secondo me bellissimo. Magnifico. Prendo, diciamo, l'iPad, c'è ovviamente la schermata color azzurro, ovviamente, che riprende il dietro. Lo sfondo è quello preimpostato della Apple, anche se avremo delle novità presto sugli sfondi. Esatto. Partendo dalla barra in basso, cromaticamente sull'azzurro, a parte un'applicazione che sono appunto i messaggi, intruso, che utilizzo per scrivere con Lely durante le ore di matematica. Poi ho documenti che in realtà non utilizzo tanto più, perché mi sono convertita al mondo di Microsoft, ma ve ne parlerò dopo. E nel metodo di studio. Esatto. Poi Safari, Google, file che utilizzo un sacco per appunto salvare i file. Sì, questi sono gli appunti, diciamo, delle cose che ho studiato per i parziali. Poi vabbè, abbiamo App Store, ragazzi. Ma abbiamo una super novità, che appunto questa app innanzitutto ha una tono grafica magnifico, che ci sta perfettamente con il mio iPad, ma si chiama CleanFox, che abbiamo scoperto di recente, ma che ci ha assolutamente svoltato, diciamo, la vita, anche perché è completamente coerente e segue esattamente il nostro modello, il nostro pensiero. Esatto, perché noi non lo sapevamo, però le mail, quando tu le invii, consumano 10 grammi di CO2 all'anno, che è tantissimo. Cioè praticamente l'inquinamento di internet è 4 volte quello dell'Italia, cioè per dirvi, per capire un po' i numeri, e aumenta del 9% all'anno, cioè nessun, esatto, inquinamento aumenta così tanto. Noi siamo rimaste così tanto sconvolte, ma la cosa più sconvolgente è il fatto che le mail consumano così tanto perché rimangono, diciamo, nella nostra archiviazione, noi non le guardiamo più, perché non è tanto il inviato, cioè non è che adesso dici vabbè non invio più mail per ridurre l'impronta del carbonio. Il vero problema sta nel non eliminarle. Io penso di non aver mai eliminato delle mail dalla mia casella di posta. È una cosa in realtà molto stupida, perché anche le newsletter, iscrivetevi anche alla nostra, ovviamente, of course, la nostra è importantissima, però magari quelle molto molto vecchie vanno eliminate. No, ma una volta che la leggi, cioè basta.
eliminata. Esatto, puoi eliminarla. E qui che cosa diciamo che devi fare importante è quella di caricare la tua mail, fare l'accesso, ovviamente CleanFox non ruba i dati, controllare quella a cui sei iscritti ed eliminare quella a cui non ti interessano più. Sono veramente tre gesti semplicissimi. C'è lo swipe right per mantenere le email, swipe right, Auri. Così. Swipe left invece per bloccare la newsletter e quindi non riceverla mai più. Tac. E invece swipe up per cancellare la newsletter. È facilissimo, veramente. Davvero un gesto molto easy e potrebbe veramente fare la differenza. E noi quindi ci teniamo a dirvelo, perché tutte le cose, esperienze che noi abbiamo trovato, che possono essere in linea con quello che noi pensiamo, lo condividiamo sempre. Esatto, quindi questo è proprio fatto. Ogni giorno appunto ci spendo qualche minuto a cancellare le vecchie newsletter. La Aurora ne ha 135 comunque. Noi l'abbiamo scoperta veramente super recentemente. Comunque qui ti dice poi anche le varie statistiche e ti dice quante mail hai eliminato. C'è veramente un'applicazione utile che potrebbe fare la differenza, che poi vedrete anche sul mio iPad. E un'altra cosa secondo noi importante è il progetto di riforestazione. Esatto, di una zona importante dell'Africa. Infatti se tu inviti un amico su questa applicazione automaticamente verrà piantato un metro quadrato di alberi proprio in Zambia, che è uno stato dell'Africa, quindi proprio proseguiamo. Ovviamente c'è Outlook, che è la mail istituzionale dell'università, perché io non lo sapevo, però l'università cattolica offre a tutti gli studenti un pacchetto Microsoft. Adesso lo sto usando con molta coscienza. Poi ovviamente ho Word, che ragazzi per me è importantissimo. Word, ho tutti gli appunti qua scritti, tutti gli schemi. E Lauri prima strasnobava, esatto, per dirvi. Io usavo Pages, ma effettivamente Word è molto più avanti rispetto a Pages. Poi ho Blackboard, che è l'applicazione diciamo tipo Teams che avevo alle superiori. Questa è per l'università, controllare magari eventuali cambi di ore di lezioni. E poi ovviamente ho Notability, ragazzi, che ve lo sto a dire a fare nel cuoricino, che adesso è pure gratis, come vi abbiamo detto in tanti, esatto, TikTok. Moltissime, ma se finalmente aggiornato, ho tutte le materie che sto facendo in questo momento, quindi matematica, informatica, storia economica, economia e contabilità. Io non potrei vivere senza Notability. È fantastica, ha un sacco di funzioni meravigliose. Esatto. Poi qua lato c'è questo set di applicazioni che sono messe lì da sole, cioè sono tutte applicazioni dell'iPad, che però abbina l'iPad stesso secondo le sue cartelle, quindi matto, va bene così. Poi finendo questa la barra diciamo più importante, poi le altre applicazioni sono diciamo secondarie, ma le utilizzo sempre. L'Uni me la dimentico sempre, la calcolatrice a casa, e ho bisogno, quindi la utilizzo dall'iPad, e non so perché non è preimpostata sull'iPad la calcolatrice. Poi è Microsoft, io ragazzi lo sto adorando. PowerPoint, OneDrive, che sto imparando a usare, ma soprattutto Excel, super adoro, e sto imparando perché è molto difficile Excel. L'altra schermata, appunto queste sono tutte quelle dell'Apple, che però se sull'iPad di scuola del liceo lo usavo tutti i giorni queste applicazioni, adesso un po' di meno, esatto, un po' di meno, quasi mai. Poi Google con Drive, presentazione e traduttore. La presentazione è molto intelligente. Esatto, molto intelligente, soprattutto se si lavora con persone che non hanno magari tutti iOS, quindi non puoi connettere con Keynote. Poi ho Music con Shazam, Spotify e TikTok con nostro fantastico profilo, ovviamente. Poi ho foto con le applicazioni diciamo più interessanti per le foto. iPhone non è per le foto, ma è per i font, ma dettagli. Ma ve ne abbiamo parlato meglio in un TikTok, perché ti permette di avere font illimitati, qualsiasi font tu voglia, su applicazioni come Pages, Word, davvero amazing. E io appunto li utilizzo per fare gli schemi su Word. Poi ho Xmind, che secondo me è super intelligente, appunto. Ho fatto uno schema, sono tipo delle mappe concettuali, che secondo me anche per la tesina di terza media sono molto utili. Poi ho Graphs, perché ho le applicazioni per i grafici. E Play per il collegio, per guardarmi il collegio. Questo qui è l'iPad dell'Aurora, diciamo che non ha troppe app, ma molto intelligenti e installate con coscienza. Non ho usato neanche un giochetto, sono stata super brava. E adesso direi di passare subito con il mio. Il mio iPad invece è un iPad appunto di sesta generazione, con la cover con il portapenna. Questo qui è il mio sfondo, cioè è troppo carino. Poi girando da questa parte ci sono diciamo dei widget preimpostati. Farei un focus sullo sfondo. Il mio sfondo invece è questo qui con la farfalla lilla, però diverso da quella di prima. Allora, nella barra anch'io ho i messaggi che utilizzo tantissimo, ma durante le loro lezioni giustamente. Ovviamente. Poi abbiamo Classe Viva, che è l'applicazione del registro elettronico, Notability, che anche io stradoro, è l'applicazione che utilizzo quotidianamente, però io ho giusto un po' più di materie dell'Auri, Mamma mia, poche. Meraviglioso, questo qui è lo schema di letteratura greca. Ho anch'io Teams, che invece è l'applicazione che utilizziamo diciamo per fare le video lezioni online. Anch'io ho CleanFox, io ho 97 newsletter, ma cosa dici a me allora che tu ne hai 135? Perché te l'ho cancellato prima un pochino, mentre non sapevo cosa fare. Mamma mia, CleanFox è l'applicazione che ti permette di fare, ripulire le tue newsletter per evitare di sprecare CO2. Poi abbiamo Safari, e anche qui ci diciamo che ci sono tutte le mie applicazioni riunite secondo il criterio del mio iPad. Qui sopra diciamo che ho alcuni widget, qui c'è anche Giorgio. Poi qui ci sono le applicazioni diciamo super easy,
Vabbè, c'è anche Note che io a volte utilizzo, diciamo, per fare degli schemi molto al fly. Interessante, c'è OneDrive che anch'io sto iniziando ad utilizzare, è un po' complicato. Le Windows, che in realtà non è Windows ma è Microsoft, però va bene così. Io utilizzo principalmente Excel, le altre non è che mi facciano proprio impazzire, non mi trovo tra l'altro neanche bene. Ma è inutile anche utilizzare Pages, che utilizzo assai poco spesso, come tutte le altre applicazioni della Apple, che sono comunque utili nel caso in cui partisse lo scrivizio di fare un appunto con la tastiera. Poi abbiamo una cartella a note, che di solito aggiungo anche delle applicazioni, perché su TikTok mi chiedete di recensirvi un'applicazione particolare per gli appunti, allora io la installo e poi la elimino, perché se mi piace la tengo, altrimenti ciao, perché occupa spazio. Esatto, io c'ho pochissimo spazio sull'iPad. Qui comunque c'è Paper, guardate, c'è che bello, ci sono proprio tutti i vari quaderni. E tu apri un quaderno e ci sono tutte le pagine e puoi scrivere ovviamente nelle varie pagine. Poi abbiamo Penultimate, che attualmente non è scaricata, ma non la riscarico neanche. Poi abbiamo Ibis Paint, che è super carina e invece ti permette di fare sempre disegni principalmente. Cioè guardate che bei mandala che vengono fuori. Poi ho anch'io Docs di Google, Notion, che anche qui purtroppo mi si è dovuta andare in iCloud perché occupa tantissimo spazio, però comunque la uso sul Mac. No, ma ve l'abbiamo mostrata meglio su TikTok. Esatto, ma lei ormai è una maestra di livello avanzato, quindi non ha bisogno di esercitarsi. Tutte le applicazioni che mi servono per i libri digitali, tutti i libri hanno applicazioni diverse praticamente, però comunque mi trovo bene perché avendo l'iPad a scuola evito di portarmi determinati libri. Tranne l'applicazione della Pearson, ragazzi, della funziona Pearson funziona malissimo. Perché non implementate la funziona vostra applicazione? Malissimo. Poi Nice Clock, che mi serve invece per avere una visione dell'orario, foto e video per editare delle foto, dei video molto molto easy, molto veloci. Io ho qui tutti i social anche sull'iPad, anche se come vedete non li utilizzo. Cartella dedicata a Greco, che è la salvezza divina perché io ho il vocabolario online. Poi matematica con Photomat, però come vedete non lo uso da un bel po'. L'ha appena tolto. Poi abbiamo inglese con BBC News, che era un'applicazione molto interessante, era tipo TGcom 24 però in inglese. E Grammarly, che è l'applicazione forse più utile del mio iPad. Un autocorrettore di inglese. Poi ovviamente diciamo che puoi andare Go Premium. Vedrai che adesso te lo correggerà un attimo. Vedi, R mette is my friend. He's my friend, però, amore. Sempre meglio correggere alcuni errori che non correggere niente. Che farsi correggere alla prof in verifica. E anche il mio iPad finisce. Non sono troppe applicazioni e è inutile avere troppe app che poi non si utilizzano perché creano soltanto confusione. Esatto. Il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertiti un sacco a mostrarvi tutto ciò che abbiamo nell'iPad, che comunque bene o male utilizziamo tutti i giorni, tutte le ore. Esatto, ci rappresenta veramente alla perfezione, sono le Ally e Lauri dello studio. Ricordiamo che sono usciti nuovi prodotti sul sito, ad esempio lo smartwatch 2.0 e la pennina. La pennina, un sacco di novità perfette per il Natale. E adesso salutiamo 10 persone l'anno scelte dal video precedente: Luci e Cele, un bacione. Maria Vittoria, un bacione anche a te. Silvana, un bacione. Viola, un bacione anche a te. Serena, un bacione. Ginevra, un bacione anche a te. Sabrina, un bacione. Gentiana, un bacione anche a te. Asia, un bacione. E per ultima Valentina, un bacione anche a te. Noi vi diamo appuntamento lunedì con il prossimo video. Ciao!